Amici sportivi, appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti a Ultimo Chilometro. La stagione ormai è alla fine, pochi spiccioli di gare ancora, ma la settimana appena passata ha visto davvero cose interessanti. Prima di tutto la Lugo San Marino, una gara che si disputa qui da noi da ben 60 anni con grande successo, ma oltre a quella ci sono state anche 4 gare per professionisti. E direi che anche qui il successo c'è stato anche per i corridori italiani, perché su 4 ne abbiamo vinte le ultime 2 e quelle direi più importanti. Questa sera noi vi faremo vedere, come ho detto prima, la Lugo San Marino, che è il filmato principale di questa gara, un filmato di circa una mezz'oretta. Poi parleremo di questi con degli highlight, con il supporto delle immagini della RAI, di queste 4 gare, e concluderemo anche con un riepilogo dell'attività organizzativa del gruppo sportivo Emilia di Adriano Micit, quello che ha fatto in quest'annata e quello che farà nella prossima, e concluderemo con la presentazione della gara di domenica prossima, e cioè il Gran Premio San Marco, ultima gara per juniores in Romagna, ma anche è una delle ultime della stagione. Dunque, partiamo con la Tre Valli Varesine che in un primo momento sembrava una questione, per quel che riguarda la vittoria naturalmente, sembrava una questione tra Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot, ma invece è spuntato un altro francese, Genier, che ha messo nel sacco tutti e due. Infatti ha vinto Genier, corridore francese, che proprio nel finale ha preceduto il connazionale Thibaut Pinot e l'italiano Vincenzo Nibali, un Vincenzo Nibali in piena forma in questo finale di stagione, che si stava preparando per il Giro di Lombardia. Quindi una gran bella Tre Valli Varesine. Poi c'è stato la Milano-Torino che si concludeva sul Colle di Superga, e anche qui la gara è stata bellissima, anche se non ha vinto in italiano, ma ha vinto un corridore che direi un corridore internazionale, è ben voluto dappertutto. Si tratta di quel Rigoberto Urán, che proprio nell'ultima salita di Superga, ma era già partito anche in quella precedente, si percorreva 2 volte la salita di Superga, ha fatto la differenza e ha vinto per distacco, la prima volta per un corridore colombiano alla Milano-Torino, e quindi un successo che per lui vale sicuramente doppio, un corridore che per tutta la stagione è andato fortissimo e davvero ha meritato. E adesso passiamo alla Lugo San Marino, una gara che da sempre ha rivelato molti campioni, cioè ha messo in mostra molti campioncini che poi col tempo sono diventati dei veri e grossi campioni. Siamo a Ponte Verucchio, dove ogni anno ci ritroviamo per seguire gli ultimi chilometri, quelli in salita, della Lugo San Marino. Siamo giunti alla 60ª edizione e, come sempre, l'organizzazione è della società ciclistica Baracca di Lugo. Una gara che è anche l'occasione per ricordare il presidente Lorenzo Berardi, che la inventò e che nel tempo è diventata una delle classiche più importanti nel panorama della categoria allievi nazionale. Anche quest'anno i partecipanti sono stati numerosi. Alla partenza a Lugo erano in 178 i corridori. Una volta lasciato il comune, nessuno è riuscito a staccare il gruppo e soltanto Poggio Berni, quando mancavano ormai pochi chilometri all'inizio della salita, si avvantaggiava leggermente un quartetto, tra cui anche il cesenate Davide Crociati della fiumicinese Fight Adriatica. Bye.
Noi dopo Ponte Verucchio ci siamo accodati alla corsa, abbiamo superato il gruppo e raggiunto la testa, dove al comando abbiamo trovato il plurivittorioso Antonio Tiberi dalla Val d'Arnese, che con le sue vittorie stagionali era il favorito della corsa. Con lui anche Guido Scardigli dell'Empolese e Sebastian Davide Cajamini della Ceretolese. Questo tratto si alternavano al comando Tiberi e Cajamini. Il cammino è ancora lungo per arrivare in vetta al Titano. Ma questi ragazzi evidentemente si sentono in buona forma e cercano di avvantaggiarsi sugli altri favoriti. Scorsa non si correva solo da Lugo San Marino, ma anche a Molinello in Brianza, dove la fiumicinese Fight Adriatica, dopo aver diviso in due le squadre, ha conquistato un bel settimo posto con Mattia Casadei. A questo 55esimo trofeo Villaggio San Pio X partecipavano atleti di grande valore. Sabato scorso si è disputato invece il piccolo giro di Lombardia, dove Alexander Rabushenko ha intascato un'altra delle sue vittorie di spicco. Infatti per il bielorusso del team Palazzago è stata una stagione straordinaria. 9 vittorie con 4 perle, quella di sabato seguita da quella di domenica nel 66esimo Gran Premio Ezio del Rosso, la Bassano-Montegrappa, il Giro del Belvedere. Dal 2018 questo fortissimo atleta sarà professionista nel team Emirates. All'inizio della salita entra in azione Josué Criscioli dell'Empolese, anche lui partito tra i favoriti, ruolo che gli spetta per essere arrivato secondo lo scorso anno alle spalle del cotignolese Loris Geri e per le sue 10 vittorie stagionali, che non sono certamente poche. Ora torniamo alla Lugo San Marino, che aveva vissuto alcuni momenti di puro agonismo nella fase pianeggiante e in occasione dei traguardi volanti. E quindi andiamo a vedere chi ha vinto i traguardi volanti. Il primo a Cotignola è stato vinto da Simone Molinaro della Cotignolese, che si era lanciato in una breve fuga proprio per conquistare questo traguardo, seguito da Giglioli della Santa Maria Codifiume e Samuele Barbato della Sozzigalli. Sullo slancio della volata sul traguardo di Russi, vinto da Simone Mantovani della Cotignolese, su Giglioli della Codifiume e Quattrini della Chiaraballese continuavano per un breve tratto Bignani, Galli, Falcone e Sassatelli, ma il gruppo che stava viaggiando ad una velocità superiore ai 50 orari reagiva e chiudeva. Altri innumerevoli scatti e controscatti si sono susseguiti, ma senza alcun esito. La prima vera svolta si è avuta a Ponte Verucchio, dove il traguardo volante è stato conquistato da Antonio Tiberi su Scardigli e Cajamini. We'll be right back.
the tolling someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights and Johnny B. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give it sex to bomb, me. Sex bomb. You're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? Quando la salita incomincia a farsi sentire, Criscioli e Tiberi non mollano le prime posizioni, diventando i veri protagonisti della giornata. Su questa salita ne sono passati di atleti che al momento erano soltanto deboli speranze e poi col passare degli anni sono diventati dei veri campioni, con la C maiuscola. Possiamo fare l'esempio di Roberto Poggiali, un toscano divenuto poi onorato professionista, ed altri diventati dei veri campioni a livello internazionale.
come Gilberto Simoni, Lorenzo Fortunato, Cristian Gasperoni, Fabio Bulgarelli, Danilo Di Luca, Maurizio Bandelli, Adriano Malori, vincitore nel 2003 e arrivato secondo nel 2004, Maurizio Conti, Francesco Masciarelli, che è stato l'unico a vincere due volte la Lugo San Marino. E venendo ai romagnoli ricordiamo Gabriele Faedi, il riminese Andrea Moretti, il fantino Marco Turicchia, Marco Tassinari e l'anno scorso ultima vittoria romagnola con Loris Geri della Cotignolese. Verso il suo epilogo con al comando i due protagonisti, Tiberi e Criscioli, che non sembrano intenzionati a lasciare la loro posizione, anche se dietro non si arrendono definitivamente. Tra i più vivaci troviamo il marchigiano Lorenzo Garofoli e il campione regionale emiliano-romagnolo Davide Pinardi, pronti ad approfittare di qualche cedimento dei battistrada. Cedimento che non avviene, infatti i due continuano la loro sfida fino al traguardo. A Borgo Maggiore, dove era fissato l'ultimo traguardo volante, Criscioli ha avuto la meglio su Tiberi e Germani. Intanto vediamo in queste immagini la sfida tra i due protagonisti principali, che anche se non lasciavano niente di intentato per staccarsi l'uno dall'altro, erano ormai convinti di doversi giocare tutto nella volata finale. E noi seguiamo quest'ultimo tratto, sempre in sella alla moto di Maurizio Mambelli del gruppo sportivo Scorta, fino all'arrivo, davanti alla porta di San Francesco, dove sentiremo il commento di Ivan Cecchini, speaker ufficiale della manifestazione.
è pronta ad applaudire e attenzione perché Crescioni si è avvantaggiato. Josué Crescioni va a prendersi da Lugo Camarillo, signori. Josué Crescioni, splendida prova per Antonio Tineri. Crescioni, gran finale, è la sua dopo il secondo posto dell'anno passato, questa Lugo San Marino. C'è Garofoli, c'è Garofoli con Germani, Garofoli, Germani, Germani Garofoli. Gianmarco Garofoli dovrebbe essere arrivato quarto, terzo Lorenzo Germani, manifestazione razziale, l'applauso, l'applauso per questo splendido protagonista dell'Aquila, Mattia Berna. È arrivato Alessandro Cavalli con dorsale 152, è arrivato anche Andrea Gallo, è arrivato in questo momento anche Simone Zecchini, l'applauso anche per Davide Pinardi, campione regionale dell'Emilia Romagna. L'applauso per tutti signori, tutti splendidi protagonisti, arrivano dopo 100 km di fatica. Arriva per gli applausi anche Sebastian Dani Scaglianini, arriva il suo compagno di squadra Matteo Legrini, sempre maglia San Lazzaro. Arriva l'uomo della Google Cilindro Moccagliana, Roberto Marchegiani tra i primissimi, arriva anche il giallo della Fiumicinese, splendida prova per Patrick Della Chiesa. Arriva anche il portatore di arma di Ventustano con il dorsale 134 da San Giovanni Marignano, Luca Lenti. Arrivano la spizzolata un po' tutti, arriva anche il campione regionale Umbro, strade cronometro, un cicolino, la casacca di Alessio Pantalla, complimenti, l'applauso signori, applaudiamoli tutti! Arriva anche uno splendido Davide D'Aponso che anticipa il dorsale 95 su Tommaso Bozzi e via tutti gli altri che arrivano alla spizzolata, ricordo che erano premiati per il 15, per il 3, subito festeggiati. Ed ora ascoltiamo dalla voce del vincitore la soddisfazione riservatagli dalla Lugo San Marino, che dopo il secondo posto dell'anno scorso gli ha concesso una splendida vittoria. Crescioni, diciamo che sei riuscito a staccare tutti e a vincere. Sì, è Tiveri che ha infiammato la corsa prima della salita e in salita ha cercato di resistere ai suoi attacchi. Sapevo di essere più veloce in volata e a 150 metri ho fatto la volata e ho vinto. È stata una gara difficile oppure no? Sì, come l'anno scorso, i primi 90 km sempre tirati, vicino a 50. Poi siamo arrivati alla salita, che è una bella salita con pendenze dure. Adatta a me, nulla, ce l'ho fatta, via. E dedichi questa vittoria a qualcuno? La dedico alla mia famiglia e a tutta la squadra in cui sono stato bene in questi due anni. È stato al secondo posto, è molto combattuto, è stata una gara molto dura fin dall'inizio con un ritmo molto sostenuto e prima della salita io ho provato a fare un allungo e sono riuscito ad andare in fuga, siamo rimasti in tre e ho preso un po' di vantaggio, però dopo poco dall'inizio della salita il gruppo è rientrato e poi siamo andati abbastanza regolari in un tratto, poi sono iniziati gli scatti e alla fine siamo rimasti io e Crescioli e niente, poi ho provato a fare altri allunghi, però dopo è rimasto sempre nella linea ruota e poi in volata, niente, mi ha battuto. A chi dedichi questo tuo secondo posto? Ma il secondo posto alla squadra e a tutti i dirigenti e soprattutto ai miei genitori che mi sostengono sempre per questi lunghi viaggi per venire alle gare, che io sono laziale, quindi... della squadra sono toscano, però proprio dove abito nel Lazio, quindi è sempre un bel viaggio per venire a fare le gare. Lorenzo Germani, terzo posto, è stata una gara combattuta? Sì, sulla salita non l'abbiamo fatta molto forte di passo, però ci sono stati molti scatti, perciò abbiamo faticato molto. Il resto della corsa è stata molto veloce, sempre sui 50 all'ora, abbiamo fatto una media altissima e niente, sono riuscito a giocarmi il terzo posto, però i primi due andavano veramente forti. Sì, infatti c'è stata una continua ripresa e hai tenuto fino ad arrivare terzo. Sì, ci sono stati molti scatti e nel momento in cui sono partiti loro due non sono riuscito a chiudere bene. E niente, sono rimasto con il quarto e poi ce la siamo giocati in molata. E obiettivi per il prossimo anno? Gli obiettivi del prossimo anno sono tanti e speriamo di soddisfarli tutti. C'è qualcuno a cui dedichi questo terzo posto? Sì, alla mia famiglia, visto che siamo arrivati a fine stagione, alla mia famiglia e
alla mia squadra che mi supporta molto, a un mio compagno di squadra in particolare che l'ho preso molto al cuore e alla mia ragazza. Questo è l'ordine d'arrivo: primo Giosuè Crescioli dell'Empolese, secondo Antonio Tiberi della Valdarnese, terzo 32 secondi Lorenzo Germani del Velo Sport. Seguono Gianfranco Garofoli della Recanati, Samuele Gimignani dell'Aquila a 45 secondi, Andrea Gallo della San Lazzaro, Simone Zecchini della Dilettantistica Cooperatori, Davide Pinardi della Santerno Fabio Imola, Sebastian Davide Cajamini della San Lazzaro a 1 minuto e 30 e Matteo Negrini della San Lazzaro. E troviamo al 12° posto Patrick della Chiesa della Fiumicinese Fight Adriatica. Giorgio Tampieri, organizzatore della Lugo San Marino, giunta alla 60ª edizione. Io ripeto una cosa che ripeto in tutte le corse che organizziamo, cioè se il cielo è sereno e ci protegge, siamo a posto. E comunque è stata una bella gara. Sì, è stata una bella gara. Io l'ho vissuta da lì dietro perché ero su col direttore di corsa, però è stata veramente una bella gara. Poi è stata arricchita anche dal numero di partecipanti, partiti in 179 e quindi è stato quasi un record, diciamo. Quindi giunta alla 60ª edizione, diciamo, sono 60 anni e sono tanti. Sono tanti, sì. Purtroppo diventiamo vecchi tutti quanti, quindi cerchiamo di resistere, chissà mai. E com'è organizzare questa gara? Organizzare questa gara, come organizzare tutte le gare, è abbastanza complicato, soprattutto qui perché ci sono tante incombenze di carattere burocratico che ci impediscono di lavorare al meglio. Comunque finora ci siamo riusciti, ci riusciremo anche per il futuro. E comunque grande soddisfazione. Sì, la soddisfazione è grande di aver portato tanta gente a San Marino, non solo per la gara degli allievi ma anche per quella degli amatori, che coorganizziamo insieme alla SD Estense di Ferrara. E adesso si pensa alla 61ª edizione? Beh, adesso facciamo un po' di riposo, poi vedremo di pensarci, che dovremo fare i calendari, dovremo fare un po' tante incombenze, per cui la tendenza è ripeterla, arrivare al 61esimo e via ancora. Abbiamo visto la Lugo San Marino, abbiamo visto la vittoria di un atleta sicuramente meritevole perché si era classificato al secondo posto anche l'anno scorso. Adesso però continuiamo con le vittorie di questo ultimo weekend con il Giro di Lombardia, e qui c'è stato davvero il bis di Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali aveva vinto il Giro di Lombardia anche nel 2015, quindi dopo un anno sempre sul traguardo di Como lui ha fatto la differenza, ha staccato tutti a una ventina di chilometri dall'arrivo e si è presentato solo sul traguardo. Grande vittoria per Nibali, che naturalmente mette in attivo anche questa sua stagione, quindi davvero una conclusione con i fiocchi per Vincenzo Nibali, che anche se non ha vinto quest'anno nessun giro, si è comportato sicuramente bene sia al Giro di Spagna, al Giro di Francia, insomma ha fatto vedere che è sempre tra i migliori, e qui la stoccata finale nell'ultima gara della stagione che disputava ha fatto vedere di che pasta è fatto. E andiamo all'ultima gara, della stagione, non più in Italia ma in Francia, sì, la Parigi Tour,
la Parigi Tour, una gara internazionale di grande rilievo, e qui la vittoria è andata ancora a un italiano, quel Matteo Trentin, che anche lui l'aveva vinta 2 anni fa, nel 2015. Matteo Trentin, che con questa vittoria raggiunge quota 7 in questa annata, ben 4 tappe le ha vinte al Giro di Spagna, quindi anche per lui direi che è un'annata con i fiocchi, un'annata dove lascerà la Quick-Step dove ha corso per tutti questi anni da professionista. L'anno prossimo cambierà società e sicuramente lo vedremo ancora tra i vincitori. E adesso passiamo al resoconto che ci ha spedito il gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, un breve resoconto su quello che hanno organizzato quest'anno e l'elenco delle gare del prossimo anno. E su queste immagini del Memorial Pantani andiamo a riassumere la stagione organizzativa del gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici. È stato un grande 2017 che ha visto la società attiva per 12 mesi. Il Giro dell'Emilia numero 100 ha rappresentato indubbiamente il punto più alto della stagione, grazie ad un cast di partecipanti stellari e ad un pubblico numerosissimo. Non da meno è stata la prova femminile, così come le due gare del Gran Premio Bruno Beghelli. Ed anche il calendario 2018 sarà un calendario ricco di appuntamenti. Ecco quali sono: 4 febbraio il Gran Premio GS Emilia, 11 febbraio Trofeo Laigueglia, 4 marzo Gran Premio Industria e Artigianato, 22-25 marzo Settimana Internazionale Coppia Bartali, 22 settembre Memorial Marco Pantani, 23 settembre Trofeo Matteotti, 6 ottobre Giro dell'Emilia Granarolo e Giro dell'Emilia Unipol, Banca Internazionale Donne Elite, 7 ottobre e Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite. Bene, siamo giunti al termine, ora vi presento la gara di domenica prossima, che sarà l'ultima per juniores della stagione, e si tratta come sempre del Gran Premio San Marco, che si disputa proprio a San Marco di Ravenna. Una gara di 111 km, 10 giri di 10 km, di 11 km l'uno, partenza alle ore 14, e anche qui vedremo chi sarà a vincere questa gara, dove abbiamo anche qui tra i vincitori atleti sicuramente di spicco. 2-1, via! E parte questo 42esimo Gran Premio San Marco, organizzato attentamente dagli sportivi San Marco e dalla società ciclistica Ferrovere. 120 partenti. Abbiamo visto la partenza di questa 42esima edizione del Gran Premio San Marco. Sono 120 i corridori che hanno preso il via per questi 11 giri da compiere, e tra questi ci sono anche 3 atlete femminili, 3 elite che fanno questa gara a scopo di allenamento, un duro allenamento per loro con gli juniores. Le 3 donne sono Marta Bastianelli della Cipollini, poi c'è la nostra Vittoria Reati, atleta di Massa Lombarda, e con lei c'è anche la Barbieri che abbiamo sentito nell'intervista. Ecco, 3 femmine che poi alla fine le vedremo anche sul palco premiate. La gara è stata subito movimentata, c'è stato qualche atleta ardimentoso, tra questi anche proprio Marta Bastianelli è andata all'attacco ben presto. E ci sono stati una decina di corridori che a turno si sono avvicendati al comando della gara, però niente di eccezionale fino a circa metà gara. Ecco, in attesa di avvenimenti più sostanziosi, di azioni più determinate, andiamo a vedere com'è finita l'anno scorso. Sempre su questo circuito ricordiamo i primi atleti che si sono classificati. Ha vinto Marchiori del Borgo Molino Rinascita, al secondo posto si è piazzato Edoardo Sali del team Franco Ballerini, mentre in terza posizione Niccolò Gozzi, che è tuttora
anche quest'anno presente alla manifestazione e spera naturalmente di concludere bene questa annata. Ma tra i partecipanti ci sono altri che vanno per la maggiore, a cominciare da quel Dainese, Alberto Dainese, che ha vinto 7 gare quest'anno, 5 secondi posti, quindi davvero un curriculum eccezionale il suo. E da dire a proposito di Gozzi che nelle 3 gare che si sono incontrati precedentemente ha sempre vinto Dainese, quindi sarà difficile per Nicolò Gozzi centrare il bersaglio quest'anno. Oltre a questi due che abbiamo citato, presenti anche poi abbiamo 3 romagnoli che gareggiano per la Italia Nuova di Bologna e sono precisamente Francesco Zanni, Lorenzo Simone Buda e c'è anche Emanuele Tarossi, quindi 3 romagnoli in una squadra emiliana, 3 romagnoli che possono anche far bene, li abbiamo sentiti 2 già nell'intervista. Intanto il tempo, che dopo una mattinata di pioggia aveva messo giudizio e aveva lasciato la strada asciutta per tutta la prima parte di gara, qui è incominciata a cadere, mentre i corridori stanno attraversando Villanova, a cadere qualche goccia di pioggia, ma poi il tempo è tornato buono e direi che tutto sommato è andata benissimo per quel che riguarda il tempo. E andiamo avanti con alcuni nomi, con altri nomi, c'è Della Pressic, Zanon, Baggio, poi una squadra romagnola, la Bike Love Romagna, con Alessandro Alboni, poi c'è Alessio D'Apporto, poi c'è il pesarese Marco Cecchini che corre per la Trodica Morrovalle. Ma adesso è il momento della fuga e tra poco vi diremo chi sono i protagonisti di questa fuga che si protrarrà poi fino quasi al termine della corsa. E abbiamo nominato poco fa Marco Cecchini e anche lui fa parte proprio della fuga. Ci sono anche 2 atleti della Sidern Fratelli Vitali, c'è Masciaveo e Carboni, Marchigiano Carboni, poi Antonio Cervo della Bike Love Romagna e i 2 della San Carlese che sono Matteo Donegà e Massimo Orlandi. Poi abbiamo un'altra coppia formata da Gianfranco Biazon e Tommaso Campesan, questi sono della Pressic. Poi abbiamo 2 della Niel, Lorenzo Tommasi e Lorenzo Affaticati. E per ultimo Geremia Fedeli della New Project Team. Questo gruppetto è andato avanti ben deciso, ben determinato per circa metà gara, ad un certo punto aveva raggiunto un vantaggio che sfiorava i 2 minuti e si poteva pensare anche ad un successo di questi uomini. Invece poi negli ultimi 3 giri il gruppo ha incominciato a marciare forte, a recuperare terreno, tant'è vero che a 2 giri dal termine il vantaggio dei Battistrada si era ridotto a 40 secondi e nel corso del penultimo giro, praticamente l'ultimo giro, lo hanno percorso nuovamente tutti in gruppo gli atleti che erano rimasti in gara e sono andati così verso la volata finale. Volata finale che vedeva favoriti sia Gozzi che Dainese e qualche altro e poi la spuntata invece proprio uno di loro, la spuntata Gozzi che dopo il 3° posto dell'anno scorso ha chiuso questa sua carriera da juniores con un bel successo battendo proprio quel Dainese che lo aveva sempre battuto nelle gare precedenti di quest'anno. Qui vediamo ancora il gruppo dei Battistrada ancora davanti, ma come abbiamo detto il vantaggio si sta riducendo velocemente. Ricordiamo ancora il nome di questi atleti che hanno fatto di tutto per poter
evitare la volata di gruppo. Ricordiamo che sono Marco Cecchini, poi c'è Masciaveo e Carboni della Sidermec Fratelli Vitali, Antonio Cervo della Bike Love Romagna, poi gli atleti della San Carlese, Massimo Orlandi e Matteo Donegà, Gianfranco Biason e Tommaso Campesan della Pressic Zanon, Lorenzo Tommasi e Lorenzo Affaticati della Noceto Niel, Geremia Fedeli della New Project Team. A questo punto il gruppo è decisissimo a chiudere sui battistrada, e sono proprio gli atleti della Sidermec che stanno lavorando per favorire il loro capitano Niccolò Gozzi, e alla fine saranno proprio loro a concludere il ricongiungimento. C'è da dire anche la buonissima organizzazione, infatti l'organizzazione della Forlivese è stata perfetta, supportata da tutti gli sportivi di San Marco che in occasione di questa gara si fanno in quattro per poter riuscire a far emergere questa gara, l'ultima gara della stagione in Romagna, per fare ricordare chiudere un'annata e farla ricordare nel tempo, come è successo sempre negli anni precedenti. Quindi una bella gara, che non è la chiusura per quel che riguarda l'ambito italiano, perché ci sono ancora alcune gare, ma si può dire che la chiusura in Romagna è questa qua, perché nessun'altra gara si correrà in Romagna. E adesso vi lasciamo alle immagini delle ultime pedalate a gruppo compatto e poi la splendida volata. E questo è l'ordine d'arrivo del 42esimo Gran Premio San Marco. Primo posto per Niccolò Gozzi, che ha percorso i 110 km in 2 ore 28 minuti e 20 secondi, alla media di 44 km 494. Secondo Alberto Dainese della Ciclisti Padovani. Terzo Simone Giacomello della Pressix. Quarto Matteo Donegà della San Carlese. Quinto Agnello Giordano, team ciclistico Campocavallo. Sesto Riccardo Gallasio, team Bar Blanco. Settimo Simone Cuozzo, Villa Fontana. Ottavo Simone Buda, Italia Nuovo Borgo Panigale. Nono Matteo Giachi, New Project Team. Decimo Luca Longagnani, Ciclistica 2000. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e arrivederci a mercoledì prossimo.